primo pensiero sono stati i miei genitori, i miei insegnanti, perché i miei genitori sono stati la base, le fondamenta. Io sono, da figlio, sono orgoglioso di avere una madre e un padre come loro, e la cosa che più vorrei in questo momento è riuscire ad abbracciarli entrambi, perché non è facile dare amore nel modo in cui l'hanno dato loro e nel modo in cui continuano a darmi, quindi diciamo la mia è più che riconoscenza, è stima sotto tutti i punti di vista. Poi ho avuto la fortuna di avere degli insegnanti sotto tutti i punti di vista formativi, sia a scuola che con la musica, che insegnanti di vita. Ho ringraziato Maria perché Maria è una di queste, è stata un'insegnante di vita, è stata fondamentale in un percorso come lo è stata la mia maestra di propedeutica musicale a 3 anni, che io ancora oggi sento, abbiamo un rapporto meraviglioso. Io ho ringraziato tutte le persone che sono state essenziali nel mio percorso, perché sono il lavoro di squadra alla fine fa la differenza, e tutti hanno fatto parte della mia squadra. Poi ho ringraziato Carlo perché penso di parlare a nome anche di Maldestro e Tommaso e di tutti gli altri ragazzi, ha dato una possibilità a noi giovani che prima non era mai stata data, cioè le canzoni prima, una prima serata su Rai 1, essere messi in prima serata, diciamo, ci ha messo in condizione di avere tante opportunità, e penso di parlare a nome di tutti, siamo molto riconoscenti a Carlo. Come pensiero, a parte gli affetti, quelli importanti, quelli di mamma, e, insomma, genitori, sorelle, fratelli, cugini e tutti il resto, quelli sono scontati, ricordati sempre con te. Il mio primo pensiero è andato alla mia squadra, al mio staff, che siamo partiti da indipendenti, siamo arrivati dal basso, dalle cantine, dai locali, e abbiamo costruito qualcosa di importante. Il primo pensiero, anche lì io avevo una grande emozione e tanta confusione, perché comunque ormai la gara era, tra virgolette, conclusa, no? Per quanto riguarda il festival, poi ti arriva questa notizia. E io, la prima persona che mi è venuta in mente è comunque mio fratello più piccolo, Niccolò, perché comunque grazie alla musica e vabbè, una grande determinazione, un grande team, eccetera, sono riuscito a realizzare comunque bene o male, piano piano, i miei sogni, no? E ora credo ci sia bisogno anche di stimolare soprattutto i giovani a credere nei sogni e nel realizzarli, perché insomma, soprattutto nella società di oggi sembra tutto ormai in decadenza, no? Non c'è più speranza, crisi lì e là, invece è giusto che i ragazzi, io spero che riesca a stimolare mio fratello, i suoi amici e comunque tutti ad andare sempre avanti qualsiasi cosa accada, e a non mollare mai, perché comunque anche lì la gara, tra virgolette, sanremese era finita, però invece dopo è arrivata anche questa bellissima notizia, no? di questo premio. Io infatti rinnovo i miei ringraziamenti a tutta la sala stampa, Lucio Dalla, le radio, a tutti veramente.